Parliamo di migrazione. Nel porto di Augusta, in provincia di Siracusa, sono sbarcati questa mattina 1123 migranti soccorsi nel canale di Sicilia dalle navi della Marina Militare nel corso dell'operazione Mare Nostrum. Il nostro inviato è Matteo Parlato. Sono arrivato tramite il Mali, poi attraverso la Libia, dove sono arrivato nel 2009. Nel 2009 sei arrivato in Libia? Sì, sì. Ci sono stato fino al 2014, fino a quest'anno. E tra il 2009 e oggi che cosa hai fatto? Sei rimasto in Libia? Sì, sono stato in Libia. A fare che cosa? Ho fatto qualche lavoretto, ho cercato di salvarmi la vita. Salvarti la vita? Sì. È una vita difficile in Libia? Sì, sì, è una vita molto difficile, molto difficile. Mali, Repubblica Centroafricana, Eritrea, Somalia, Costa d'Avorio, Senegal e Gambia. Questi sono solo alcuni dei paesi da cui provengono i 1123 migranti fatti sbarcare ad Augusta dalla nave San Marco. Con quest'ultimo arrivo sale a 9318 il bilancio delle persone salvate in mare dall'operazione Mare Nostrum, un dispositivo di 6 navi con una decina tra elicotteri ed aerei che dall'ottobre scorso pattuglia il Mediterraneo meridionale. Ora la San Marco ha ceduto alla San Giusto il comando del dispositivo, il cui compito è, oltre che umanitario, anche di polizia. 37 scafisti arrestati da ottobre. I migranti arrivati ad Augusta saranno ora smistati in 15 tra CIE e CARA, tra la Sicilia e il Piemonte. And now you want to stay in Italy or go abroad, go in another country? No, at this time I'm staying for this country. What do you mean in Italia? Yeah. And what do you think to do in Italia? Yeah, what's your future in Italy? I need to learn more outside of what I can say to outside of university. I need to learn university. Okay. Have a nice welcome. Vuole andare all'università?